Ciao Ciao Lattini! Lattini! Bentornati nel nostro Latte e Cartoni Show. Esatto! Speriamo che l'estate stia procedendo bene. Speriamo, dai, al mare, o in giro a fare shopping. Però oggi siamo qui per tante belle notizie. Quindi Cominciamo, non rimanete per... qua e parte la Sigla! sigla. Latte e cartoni per svegliarti con sorriso mentre con Cosme e Lucio gli avventori. Eccoci qua. Eccoci tornati, come sempre vi mettiamo qui sopra i nostri social se volete contattarci Sì. e partiamo con la Cartoon TV News che oggi è bella È ricca, ricchissima la Cartoon TV News, che prende parte quindi. del programma. Quindi Eh partiamo subito perché Perché? intanto parliamo di Miraculous, Ah, parto io. Miraculous, vai. Allora, Miraculous è tornata con una nuova serie che era già su Disney Plus. Però in chiaro hanno trasmesso parte, i primi 10 episodi qualche mese fa. Invece adesso ha ripreso dalla quinta serie e ogni giorno sul canale Super alle ore 15. Ok. E allora lo fanno, tipo alle 15 fanno praticamente la prima TV. Sì. Subito dopo c'è tipo la replica di quella prima, quindi è sempre così praticamente. E riparte dall'episodio 10. È meglio il contrario, fai prima la replica e poi l'inedita, no? Forse è così, infatti, chi può saperlo? Chi può saperlo? Chi può dirlo? Lo vedete e poi ci fate No, in sapere. ogni caso, comunque, c'è sempre un episodio in replica e uno in prima TV. Alle Esatto. ore 15. Mi raccomando, alle 15 su Super Sailor Moon. Poi continuiamo con una bella news. Perché in occasione dell'ultimo concerto di Creamy, che c'è stato ben 40 anni fa, 40 anni fa in Giappone, chiaramente. ormai Creamy era una donna anziana, ormai ha fatto Anziana, 40 anni la sua vita. è la No, no, maturità. 40. Oh, ma Anche chi tu ha? sei anziano. No, io non ho 40 anni. Quando mai? Ma no, allora io adesso vado. Vedi questi fogli? Adesso vado via. Dai, continua. 40 anni. Allora. E ecco, adesso mi hai fatto perdere il filo del discorso. No, esce una nuova serie, ragazzi. Esce una nuova serie. Adesso non si sa se il continuo, quindi fanno un mega crossover con tutte le maghette. Una nuova maghetta. Non si sa. È una È una sorpresa. Questa sorpresa, chi può dirlo? immagine è stata divulgata Sì, proprio dai social originali, ufficiali, sì. E originali. quindi, chissà cosa accadrà. Hanno fatto vedere un trailer dove c'è appunto Creamy, Evelyn, Amy, Sandy e addirittura Fancy Nancy Lala. Lala, che non viene mai calcolata. È stata una delle, anzi l'unica maghetta dello studio Perrault ad essere mai stata replicata in questi anni, anche in TV. Gocce di Quindi, felicità. esatto, quindi chissà cosa accadrà. È molto interessante. A noi piacerebbe tanto tipo una specie di crossover, o comunque una squadra Sì. di maghette che combatte insieme, un po' stile Sailor Moon, Pretty Cure, Miu Miu. Ci piacerebbe l'idea a noi. Però Poi. anche Sandy si dovrebbe trasformare perché è l'unica che rimane uguale. Ma la facciamo insomma lo stesso. Aspettate, Modo lo si aspettate. trova se si vuole. Nessun problema. Poi Quindi vediamo cosa accadrà, vi terremo informati, eh. continuiamo con. Vai. C'è su Boeing. Una serie che stranamente è andata in prima, cioè va in onda in prima TV a luglio, perché solitamente le prime TV vengono un po' lasciate ai periodi un po' più importanti, no? E invece no, Jade Armor, o Jade, non so, Jade. Jade Armor va in onda su Boeing e anche su Boeing Plus, tipo, insomma, dopo, 50 minuti dopo, alle ore su Boeing alle 13:30 tutti i giorni, alle 3, appunto c'è questo nuovo cartone. Di cosa parla? Parla praticamente della giovane Lan Jun. Ama le arti marziali, è un'eroina in cerca di fortuna e dovrà imparare gli antichi segreti della sua famiglia, scoprendo un segreto inaspettato che cambierà la sua vita per sempre. Quindi, se amate comunque le arti marziali, può fare a caso vostro. Sì, può fare a caso vostro. Quindi, vi lasciamo guardare appunto Boeing. Fateci poi sapere cosa ne pensate. Poi, su Netflix c'è Alvin and the Chipmunks.
però non quello classico che voi adesso sicuramente pensate. La linea di questa. No, no, c'è l'altro. Questo. C'è la quinta stagione. La quinta, perché la quinta. Da un botto di tempo. Fanno anche su Frisbee, mi pare. Da tanto, o K2, sì. Scusate, comunque da tantissimo tempo. Poi ci sono i Croods 2 Nuova Era. Li vedete qua, qua. Poi c'è Miraculous World. Esatto. La leggenda di Lady Dragon. Guardate che bella che è Lady Dragon. Ci sono i capelli rossi fluenti. Che abbiamo già guardato, vero? Sì, sì, però la messa anche su Netflix. Sì, sì. E poi per ultimo, ma non meno importante, cosa abbiamo? Abbiamo Star Trek Prodigy, la seconda stagione. Quindi queste sono novità di Netflix. Sì. Che possono essere interessanti. Abbiamo anche la quinta novità, che non è presente nell'immagine, ma ve lo dico io. No, cioè, no, ma tra un po' stiamo sparendo con questa luce. Stiamo sparendo. The Rising of the Shield Hero 9. Ma tu mi prendi troppo la sprovvista, perché ce l'abbiamo, eccola qua. Ah, e allora, perché mi fate queste cattiverie? Perché mi fate queste cattiverie? Quindi The Rising è un anime, giusto? Il grafico ci ha mandato la grafica, se hai ricordato. È un anime, sì. The Rising of the Shield Hero. Esatto. Sì. Poi andiamo avanti, perché abbiamo su, però questa volta su Prime Video. Su Prime Video, abbiamo, vai. Naruto Shippuden con la nona stagione, perché Naruto continua ad andare avanti. E poi abbiamo anche Suicide Squad Isekai, che è la versione giapponese di appunto di questo Suicide Squad, Harley Quinn. Esatto. E ha fatto anche questo anime che sembrerebbe molto apprezzato dai fan, quindi. Però quest'ultimo, attenzione, non è su Prime Video base, ma bensì dovete iscrivervi ad Anime Generation, che è il canale di Yamato Video. Quindi se vi interessa sganciate qualche soldino in più. D'altronde è così, beh, d'altronde è così. Che si può avere tutto gratis, ragazzi. Oh, poi finalmente a proposito di sganciare. Ah, parliamo di qualcosa di cui non siamo molto contenti. Anche qua dovete sganciare. Si può fare di meglio, ma intanto partiamo con questo. Nel senso che su Crunchyroll, che è appunto una piattaforma, lo sapete ormai, no? A pagamento, che oltretutto vorrei anche informare la gente che secondo un comunicato, nell'ultimo anno Crunchyroll in Italia ha avuto il 110% in più di abbonati, perché il pubblico è sempre più consapevole, va sempre più a ricercare comunque l'anime giapponese. E quindi Crunchyroll sta salendo un sacco. E Crunchyroll ha deciso di, in tutto il mondo, di inserire in catalogo due nuove serie, giusto? Di Precure, ovvero? Ovvero Witchy Precure e Go Princess Precure. Esatto. Questi sono i titoli, perché molte persone ci scrivono e dicono: ma io ho scritto Precure e non esce. No! Perché loro hanno messo appunto Precure. Se cercate sulla piattaforma Precure vi usciranno queste serie e anche le altre. Sì. Con i sottotitoli italiani, quindi non so, c'è il doppiaggio per il momento, però vabbè. Nel frattempo, dopo anni di silenzi, qualcosa in cui ci uscire fuori. Quindi pian pianino, che magari arriviamo al doppiaggio finalmente. Speriamo, dai. Quindi guardate, perché sono due serie molto molto belle, franchise e tutto, quindi meritano tanto. Ci sarà anche Mouzukai 2, che arriverà a gennaio 2025, quindi molto probabilmente. Il sequel per adulti, quindi è un ottimo motivo per guardare intanto almeno Witchy. Io dicevo Mouzukai, il titolo. Mouzukai è quello giapponese. Sì. Witchy Pretty Cure. Witchy. Ma poi, andiamo avanti, Luke. Sì. E dimmi un po', di cosa si parla adesso? Su Disney Plus. Parliamo di bambini più piccoli. Sì, perché su Disney Plus arriva? C'è Blu-ray Minisod. Perché Minisod. Sono dei mini episodi speciali. Sì. Spin-off dal 3 luglio, le prime sei puntate. Su? Disney Plus. Ah, l'hai già detto. Scusami, eh. Anche qua si deve sganciare. Ma ormai non c'era uno. Mai. Anche con i videogiochi devo sganciare. Poi invece parliamo. Sì? Del cinema. Il cinema, perché? Perché anche al cinema, oramai, appunto, con l'aumento degli anime ovunque, perché oramai gli anime sono diventati super popolari in Italia. È cinema gratis. No, dovete sganciare. Arriva appunto al cinema, o meno ritorna al cinema per la prima volta, oltretutto non è che ritorna, però è stato già mostrato in un video, mi pare, questa volta anche al cinema. Quando? Dal 4 al 10 luglio, per una settimana intera, c'è Pioggia di ricordi. Cosa ti parla questo anime? Nell'82 Taeko, una donna di 27 anni, lavora come impiegata a Tokyo. Durante una vacanza torna in campagna, nelle sue terre d'origine. Un po' come te, Leo, che torni nelle tue terre d'origine in campagna. Ma quando mai? E perché hai tolto la in campagna, nelle sue terre d'origine, a trovare dei parenti ed aiutare a raccogliere del cartamo. Allora, non c'entri di male, eh? Ma io non l'ho fatto. Durante il viaggio,
Inizia a pensare alla propria infanzia e viene sommersa dai ricordi, fino a scoprire se stessa. Ecco, appunto, quindi io... Questa è la storia di Luke, no. L'ho trovata al cinema. Ma non è vero, ma io non ho parenti in campagna, non sono mai stato in campagna, non so neanche che cos'è il cartamo, quindi come faccio? No, scherzi a parte. Soprattutto non ho 27 anni, ma ne ho 25, quindi è tutto sbagliato. A mente di 20 magari. Ma quando mai? Andiamo avanti e adesso parliamo invece di... Ma io con chi è che devo lavorare, ragazzi? Scusatemi, cioè... Una persona super simpatica. Oh, io siamo io e Luke. Ah, sì. Di cos'è? Dico anche se sia molto bello, comunque. Io ho letto una recensione su Sorrisi e Canzoni, ma che farò apposta. Mi sembra molto carino. Vai, su Netflix, c'è cioè, L'Immaginario, che è un film anime. Esatto, è una storia molto molto commovente, quindi... Provate i fazzoletti. Parla un po' le, tipo gli amici d'infanzia, insomma, un po' di cose... È particolare, è un anime, anche se i disegni sono un po' strani. È un anime. È un anime, fidatevi. Quindi provate a guardarlo. Formato, qui dovete rilanciare. Ma solo noi siamo gratuiti, ragazzi. Cioè, rendiamoci conto. Poi, andiamo su Anime Generation. Un canale a pagamento, come ho già detto, di Prime Video. Sì. E anche qua dovete... Che cos'è? Cioè 2.5 Dimensional Seduction. Esatto. Io ho visto un po' di foto un po' pocace. Guarda la maglietta. Cioè quanto è bella. Sì. Pikachu e anche olografica. Questa è anche olografica, vedete? E... Allora, questo è tutto per quanto riguarda appunto gli anime. Sono stati... Cosa è successo? Sono stati dei puffi blu. Vabbè, una parte non è male. Comunque, questo è tutto. Ora passiamo invece... Togli un po' il giallo del biondo. Col colore freddo. E andiamo con gli anniversari. Sì. Abbiamo appunto gli anniversari e vedi, ne parliamo subito. Io non ce l'ho neanche più il naso, sembro Voldemort. Allora, partiamo da il mistero della... No, ho sbagliato, non so. Ho fatto una canzone nuova. Devi fare il mistero della pietra azzurra. Azzurra, però non sta con il nostro volto. Comunque ha debuttato nel 91 su Italia 1 e ha ben fatto 33 anni. Sì. Poi vado avanti. Sì. E c'è Alla ricerca del cristallo arcobaleno. Che vedete lì a destra. Sì, questa la foto. Cantavano Jack Nevius, Lord Caspar, Alla ricerca del cristallo arcobaleno. Sì, Monti di Sailor Moon, invece no, è un anime ispirato al Mago di Oz. Sì. È debuttato nel 95 su Italia 1 e mi pare che sia stato replicato una volta sola. Poverini, infatti non l'ho mai visto. Sì. Poi, una cena di avventure per Tico e Nancy, rete 4 nel 96. Replicato anche da poco, insomma, non è moltissimo che stanno andando anche su Italia 1. Anche questo non l'ho visto. Male. No, beh, in realtà allora fa piangere, secondo me. Ma vedendo le storie con gli animali, che poi magari c'è qualcosa di brutto, non ci piacciono. No, non ci piacciono. Poi andiamo avanti e parliamo di... Beh. Una porta socchiusa ai confini del sole, ovvero Magic Knight Rayard. Su Italia 1 nel 97. Che fa appunto i suoi anni. 27 anni. C'è scritto qua. 27 anni. Noi la stiamo riguardando adesso su Prime Video perché c'è appunto la prima serie free. Sì. Cioè free, insomma. Quella, ovviamente Luce, Marina e Anemone. È bella, cioè è fatta veramente molto bene. Sembra un gioco di ruolo giapponese, stile Final Fantasy. C'è il tocco delle Clamp, che io oltretutto ne parleremo nella prossima puntata, però hanno annunciato un... ma non dirlo, ma se dici tutto qui... Vabbè, dai, un remake. Poi ne approfondiremo la prossima volta, però intanto sta annunciato un remake di Rayard, c'è tanta roba. Poi andiamo avanti. Abbiamo Occhio Fantasma. Un attimo. No, Occhio Fantasma è quello lì. È qua, sì. Allora. Occhio Fantasmi. Anche questo è un anime, anche se non si è. Se 1 del 99, e compie 25 anni. Non l'ho mai visto. Che devo fare? Scusatemi, mi perdonerete, ma io. Cosa devo fare? Poi. Dopo i compleanni abbiamo. Shin-chan! Shin-chan! E perché non c'è Shin-chan? Perché chi ha fatto questa scaletta e questa grafica. Oggi mi arrabbio. Vabbè, non c'è Shin-chan in foto, ma sappiate che ha fatto... Quanti anni ha fatto Shin-chan? Shin-chan non ce lo dice. Okay, 2005, Italia 1. Ha debuttato nel 2005, ottimo. Poi? Poi, Stigli e lo specchio magico, Italia 1, 2000. La terza serie. La terza serie. Il remake, non c'è la remake. È remake, allora. Anzi, onda nel 2000. Che comunque è la terza serie.
Poi? Poi abbiamo Gog di Magog su Jetix nel 2006. E per finire abbiamo due compleanni, ovvero Nami di One Piece, che la vedete lì. E poi Lucia Nanami di Mermaid Melody. E con questo concludiamo questa puntata molto ricca di novità. E Kirby faceva 18 anni, uscito nel 2006. Ah, c'era anche Kirby. Scusaci. E ci vediamo la prossima settimana con tante nuove esilaranti avventure. Ciao! La tenga Tony per svegliarti con sorriso mentale.